I vecchi di città sono diversi. Perché? Fidati. Cioè, vedi, noi siamo già a mezzo, cioè, c'hanno delle altre cose. Noi adesso siamo lì, le bocce. Volevo dire però una roba, cioè, i fiori dei Carugi, c'è questo cuore pulsante che è la città di Albenga. Coraggio vuol dire avere cuore. E bisogna avere cuore per fare vivere la città. Cioè, ci sono i Carugi che sono le vene, le arterie che fanno pulsare questa città, ed è importante che la città sia viva perché rende tutti vivi. Io ho letto oggi sul giornale, sono arrivato stanotte, ho letto una cosa che mi ha sconvolto leggermente e per la quale però vorrei la vostra adesione, fare un grosso applauso. C'è un signore che io conosco che si chiama Beppe Zerlottin, una bravissima persona, sì. Che al quale è stato bruciato il suo chiosco, la zona dove era una zona che è nel cuore della città ma è di confine, perché lo sappiamo tutti, perché è un uomo molto tollerante e secondo me dobbiamo fargli sentire tutti la nostra vicinanza, perché solo rendendo viva la città riusciremo a fare in maniera che comunque la vita scacci la morte e che non è giusto nemmeno che diventi per la sicurezza semplicemente la strada vuota solo con la polizia, cioè anche quella è morte. Dobbiamo cercare di riuscire a fare in modo che le cose, che sicurezza, ma vita, cioè far la vita, chiaramente bisogna che uno per vivere sia sicuro di vivere, chiaro, no? Però volevo appunto che andiamo a bere qualcosa da Zerlottin, facciamogli capire che gli vogliamo bene e i figli dei Carugi sanno stare vicino. Però non sa se riapre, perché io ho letto su dichiarazioni sui giornali che ha detto... Dovete convincerli a riaprire. Sì, questo secondo me è una cosa che bisogna fare. Va bene, ancora Beppe sì, in effetti lo merita, perché lui è sempre in prima linea tutte le sere. Grande Beppe.